Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale qui in D87. Come avete visto dalla prima parte del video, vi parlerò del First Blood di Daniele Mauro. Questo video vuole un attimo far vedere il coltello che nell'ultimo weekend comunque è stato utilizzato in applicazioni reali, quindi un coltello che ha fatto del chopping, ha fatto del taglio, ha fatto dei truccioli, ha fatto delle tacche sul legno, e volevo un attimo parlarvi e farvi vedere la condizione del coltello dopo questi utilizzi. Qui è come si presenta la lama, come vedete ancora porta i segni dell'utilizzo che è stato fatto. Non l'ho né lavata né riaffilata, perché voglio vedere un attimino la tenuta del filo nel tempo. Diciamo che la terza o quarta volta che mi accompagna il coltello, voglio vedere la tenuta del filo, quando è che sarà necessario riaffilarlo. Per adesso taglia veramente ancora molto bene. Devo dire che il coltello si è comportato bene. Ovviamente non è un coltello da campo, ma comunque riesce a ricoprire abbastanza bene compiti di taglio, un chopping medio leggero e truccioli, punte e tutti gli altri lavori. Ha una punta molto molto acuminata, devo dire che però ha retto abbastanza bene. Ovviamente non ho fatto test per cercare di romperla, ma l'ho utilizzata in base a quelle che erano le mie necessità. È un coltello, comunque è una replica che è stata realizzata secondo tutti i criteri di un coltello che possa essere utilizzato, quindi è fatto in acciaio N690 al cobalto, la lama temperata a livello industriale, e vediamo un attimino come si è mantenuta la dote di taglio dopo questo weekend. Devo dire che Daniele ha fatto veramente un lavoro eccellente. Cioè, passando l'unghia si sente in un punto leggerissimo che la lama ha perso proprio qualcosa veramente di minimo, ecco. Niente, questo qui per far vedere che comunque, per quanto si dica che questi coltelli sono prodotti esclusivamente di natura cinematografica,
Io devo dire che comunque è un coltello che può essere usato e comunque ha una sua, comunque una certa utilità. Io personalmente ancora la trovo. Coltello che comunque, se realizzato bene, se si parla di una replica ben realizzata, può gestire tranquillamente gli impieghi di un coltello da outdoor. Quindi, come avete visto anche nel video, la sega, come avete visto, io l'ho usata per creare delle tacche sul legno, per fare dei notches, ma può essere usata sia per agganciare materiale dal fuoco o nell'eventualità anche per rompere fil di ferro qualora fosse necessario. Questa è una delle sue possibili applicazioni. Ovviamente parliamo di un coltello da sopravvivenza, barra militare, ovviamente, quindi la linea è molto, sicuramente ci sono coltelli più propensi al lavoro da campo. Questa qui è una linea abbastanza aggressiva con un controfilo molto pronunciato, quindi toglie un po' di prestazione nel chopping avendo meno peso in punta, però devo dire che è un coltello che penso che se c'era qualche dubbio sul fatto che potesse essere utilizzabile o comunque usabile in una situazione outdoor, penso che dal video si è visto che questo coltello comunque può essere usato tranquillamente e che la realizzazione è stata, devo dire, davvero di livello. Non si parla di realizzazioni squisitamente da collezione come magari quelle economiche della United Cutlery, ma questo è un coltello a tutti gli effetti, realizzato con tutte le caratteristiche per essere un coltello che può tranquillamente trovare un'applicazione anche in campo reale, appunto, in outdoor. Che dire? Il video si conclude qui, spero che vi piaccia, fatemi sapere le vostre impressioni, penso che era interessante vedere anche il coltello dopo comunque un weekend dove comunque è stato utilizzato la sua condizione, come vedete porta ancora i residui del legno che ha tagliato, il coltello è praticamente non presenta nessun cedimento, nessun gioco. Di niente e non è stato usato e non è stato fatto finta di usarlo, è stato usato realmente come avete visto. Spero che il video vi piaccia. Anche il fodero, come vedete, devo dire che sono rimasto abbastanza contento del fodero che ho fatto. Coltello si aderisce perfettamente e anche l'estrazione molto agevole. Il video si conclude qua, spero che lo possiate trovare interessante, per chi ha dubbi, comunque perplessità potrete scrivere sotto al canale, chiedermi informazioni al riguardo. Vi auguro un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!